Il presidente, alle ore 11:10 del giorno 27 giugno 2018, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Silvi il signor Andrea Scordella. Silvia ha bisogno di lavorare, di lavorare tutti insieme per riportare questa cittadina nello splendore che merita. Dunque, buon lavoro a tutti e da domani ci corciamo le maniche e andiamo avanti. È iniziata oggi con il passaggio della fascia tricolore dal commissario prefettizio Samuele De Lucia al primo cittadino la consiliatura di Andrea Scordella al comune di Silvi. Il neosindaco, il primo in Abruzzo eletto nelle liste della Lega di Salvini, avrà a disposizione una maggioranza di 10 consiglieri, 5 della Lega, Pamela Giancola, Giampaolo Lella, Massimo Santone, Valeriano Mancinelli e Maria Cichella, 2 di Forza Italia, Alessandro Valeriani e Giuseppina Di Giovanni, 2 di Idea, Fabrizio Valloscura e Beta Costantini e uno di Fratelli d'Italia, Antonio Gambacorta. Alla guida dell'opposizione di centrosinistra c'è lo sconfitto al ballottaggio Francesco Comignani, assieme al suo ex vice sindaco Vito Partipilo nella lista dei Democratici per Silvi e a 2 consiglieri di Silvi ripartiamo, Linda Angela Di Francesco e Giovanni Rocchio. Sempre all'opposizione c'è anche il Movimento 5 Stelle, rappresentato dalla candidata a sindaco Simona Astolfi e da Massimo Blasiotti. Insomma, oggi si passa dalle parole della campagna elettorale ai fatti dell'amministrazione. Sì, emozionato e felicissimo di questa avventura che inizia proprio oggi. Siamo pronti già a dare il massimo nell'impegno per un lavoro costruttivo per questo paese. Già scelta la squadra? La squadra è tutta in testa, in mente, a brevissimo la pubblicheremo, tutte persone competenti e professionali perché abbiamo bisogno di lavoro, tanto lavoro per questa città. Primi impegni da sindaco per la città quali sono? Ma sicuramente abbiamo la stagione estiva ormai entrata, non è più alle porte, ormai è entrata ufficialmente, dunque dobbiamo sicuramente puntare per recuperare il gap turistico e dunque quella sarà la priorità anche con un decoro urbano apprezzabile per attrarre più turisti possibili.